L'ospedale è come in Grey's Anatomy. Ma ci siete mai stati in ospedale, regà? Non posso sapere come. Le cose sono come si vede in Grey's Anatomy. È tanta gente che fa questa scelta. Non è affatto vero. Benvenuto su Ciuffo Infermieristica, il canale con trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. E invece oggi ti presento un altro stereotipo. L'ospedale è come in Grey's Anatomy. Però mi raccomando, scritto sbagliato. Sì. Perché come si scrive? Sì, è vero, l'ho scritto sbagliato. Grey. Ah, e poi, guarda che sono andata a guardarmi lo spelling. Apostrofo S. Sì, giusto. L'ospedale è come in Grey's Anatomy. Una cosa, generalmente mi piace essere corretto. Cioè, è scontato che io a volte commetta degli errori, intendo sì grammaticali, ma anche infermieristici in questi video. Se tu mi correggi nei commenti, ecco, io considero queste correzioni come un'opportunità per migliorarmi. Poi, ovvio, se mi scrivi, ma che c***o stai dicendo? No, non è che io poi sia tanto felice. Io Grey's Anatomy non l'ho visto mai, quindi non posso sapere come. Non seguo Grey's Anatomy. Ho visto solamente qualche pezzettino perché non mi ha mai attirato. Ci ho provato il primo episodio, perché lo guardano tutti ad infermieristica, ma immagino anche a medicina. Allora, io ho visto le prime 5 stagioni di Grey's Anatomy, poi ho lasciato perdere perché, bene o male, le storie girano sempre intorno a questo ospedale, non c'è un'evoluzione nella storia, quindi la cosa, insomma, l'ho lasciata perdere. Però non nego che anch'io all'inizio mi sono domandato, soprattutto nei primi episodi, che la cosa è molto evidente, se negli ospedali le cose sono come si vede in Grey's Anatomy. L'ho guardato perché non volevo sentirmi da meno. Però no, davvero, non mi è piaciuto. Ho domandato a una mia amica che lavora nel settore e mi ha detto assolutamente no. Però ovviamente per tenere in piedi la storia, per mettere insieme appunto la serie televisiva, è stato presentato in questo modo. No, non credo che ci sia dinamica. Non penso che ci sia gente che muore ogni 2 secondi, né che ci sia una relazione così stretta tra medico e infermiere. Però la domanda nasce spontanea, sono io il primo che me la son fatta, perché dici, ma come cavolo è possibile? Tra l'altro nei primi episodi viene presentata questa realtà così di inciuci tra addetti della struttura e che dici, ma non è possibile che anche nella realtà sia una cosa del genere. Ma ci siete mai stati in ospedale, regà? No, perché quando sono stata ricoverata io, o comunque andavo a trovare i miei parenti o i miei amici ricoverati in ospedale, non ho mai visto cameraman con lo spallaccio, la telecamera sopra e quant'altro che seguivano medici ed infermieri anche in pausa. Appunto, non lavoro in ospedale, magari mi sbaglio, oppure si nascondono veramente veramente bene. Dopo questa battuta me ne vado. In Grey's Anatomy non ci sono infermieri. Cioè, non c'è mai stata. Forse quando Derek Shepherd si è messo con Rose, che era un'infermiera. Ah. Ok, cioè veniva rappresentata la figura dell'infermiere, sicuramente ci saranno stati infermieri, però è tutto incentrato sulla vita dei medici. Scusa, ma se c'è da mettere su un catetere? Lo fa il medico? Prelievi? Lo fa il medico. Ma è fantascienza questa. Ovviamente. Sì, proprio riguardo a questo luogo comune, un piccolo consiglio, esperienza bonus da raccontarti, e come sempre il bonus lo metto in fondo al video. Se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su, e se non l'hai già fatto puoi iscriverti al canale cliccando anche sulla campanella in modo da non perderti i prossimi video. Prova a farmi spiegare la trama da Alessia, che è la ragazza di cui sono innamorato. Spiegami cosa parla questa serie, cerca di convincermi a guardarla. Ma vuoi mettermi in difficoltà, sai che non sono brava a spiegare le cose. C'è questa Grace protagonista. No, è Meredith, non è Grace. Meredith. Allora, c'è questa ragazza, si chiama Meredith, che conosce questo ragazzo in un bar e poi fanno sesso. Si separano la mattina dicendo, ah sì, ciao, è stata una bella avventura di una notte, ciao ciao. E poi si rincontrano nell'ospedale. Cioè, lui è il capo di lei. Sì. E lui è Patrick Dempsey. No, sì.
Silvia Sommella mi ha scritto: mio marito rischia di non poter più praticare la medicina, è stato sorpreso a fare sesso con i suoi pazienti, è una vergogna, lui era il miglior veterinario della città. Secondo me non è così, perché in Grey's Anatomy, essendoci tantissimo incentrato sull'amore tra infermieri, medici, cioè si utilizza tanto le storie d'amore perché si sa che dopo la gente guarda. Cosa fanno? Sesso. Ma quante stagioni è andata avanti con sto sesso? Ma tutte, anche adesso va avanti con il sesso. Ma non si è ancora conclusa? No, perché? Davvero? Sì, non la guardo più però. Magari non posso rispondere se l'ospedale è come Grey's Anatomy in sé, avendo visto solo il primo episodio, però posso assicurarti che l'ospedale non è come nelle serie TV. Cioè, io per esempio adoro Doctor House, questa è una serie che ho visto tutto dal primo all'ultimo episodio. Io preferisco sinceramente Doctor House. Ho visto Doctor House, ma poche puntate, e poi penso che quello non c'entra niente. Secondo me è un po' meno sentimentale come serie TV. È impossibile che in un ospedale, anche in un ospedale americano, le cose funzionino in quel modo. Magari è anche vera la parte sul corpo umano, cioè quando c'è la parte di medicina, però non è proprio così tutto romantico in ospedale, ecco. Ed è anche per questo che io scelgo Dr. House. Invece, curiosamente, ho sentito che Scrubs è particolarmente accurato, anche se ovviamente anche lì ci sono molte drammatizzazioni, alla fine sono serie TV. È arrivato il momento del consiglio bonus, ma prima, ti piace questa maglia? Ho pensato di creare delle maglie, così oltre alla divisa da infermiere ho anche una divisa per questo canale. È 100% cottone, traspirante, mi sembra davvero un ottimo materiale, e ho fatto anche una felpa per le fredde notti in reparto. In descrizione ti ho messo il link allo store per guardarle tutte e vedere se c'è qualcosa che ti interessa. Se ti sono piaciuti gli interventi degli youtuber che sono stati tanto gentili da partecipare a questo video, in descrizione ti ho messo un link a tutti i loro canali, così puoi vedere quali video pubblicano e se ti interessa ti iscrivi. So che molti miei compagni hanno scelto infermieristiche o comunque materie sanitarie, essendo già appassionate di Grey's Anatomy, quindi posso dire ispirate da questo show di Shonda Rhimes. No, io non la vedo come una cosa negativa, sinceramente. L'unica cosa bisogna tenere a mente, basta tenere a mente, che la realtà è tutta un'altra cosa e la realtà si prova solo nella pratica. Mi viene in mente, per esempio, in Doctor House ci sono i medici che fanno tutto, mentre gli infermieri sono solo delle comparse, svolgono un ruolo molto al bancone, oppure portano il carrello delle emergenze, il crash cart quando il medico lo urla. È chiaro che chi è esterno al mondo sanitario, chi non ha mai messo realmente piede in ospedale, guarda queste serie TV, pensa che il mondo sanitario funzioni così e quindi crede che in ospedale tutti facciano continuamente sesso e gli infermieri non facciano un tubo. Però sinceramente non importa, non credo che sia così rilevante. Alla fine un'esperienza di ospedalizzazione, si può dire purtroppo, capita a tutti, e quando ti ritrovi la realtà in faccia, quando ti ritrovi ad osservare come effettivamente funzionano le cose, non ci sono preconcetti che tengano. Chi è che ti tiene la mano alle 3 di notte perché sai che forse da quel letto non ti alzerai più? Non è Meredith? Non è certo Dr. House. Scusa la nota triste, non voglio parlare di cose tristi su questo canale, a volte mi escono così, mi strabordano come da un secchio. Ci sono tanti momenti di pura umanità in questa professione e ti aiutano a guardare le cose in maniera diversa, ti aiutano a ridefinire le priorità. E adesso torniamo allegri. E tu invece che cosa ne pensi? L'area commenti è tutta tua. Invece, qui a sinistra ti ho messo una playlist con diversi video su luoghi comuni e diverse collaborazioni con altri youtuber per continuare a guardare. Sotto trovi un video che potrebbe interessarti e, come al solito, il mio ebook su infermieristica. Se vuoi dargli un'occhiata, è gratis. Io sono Ciuffo. Ciao!